Fano Olimpia Agnonese, un testa coda di grandissimo interesse con i Granata sostenuti a gran voce dai fedelissimi che hanno sfidato anche l'inclemenza del tempo per sostenere Sivilla e compagni. In tribuna tra gli altri l'allenatore dell'Ancona Cornacchini. Ha vinto il Fano, ma applausi anche all'Agnonese che si è battuta con grande generosità. Il primo tiro dei Granata, completo bianco per l'occasione al terzo con il bomber Sivilla. Pallone che finisce lontano dalla porta difesa da Biasella. Ospiti privi di Cantoro influenzato, mentre Ibe è finito in panca. Fano che spinge sull'acceleratore dal decimo con Sivilla va a segno, è l'1-0. Al tredicesimo scatta il primo giallo di giornata nei confronti di Petrone. Olimpia che fatica a farsi avanti, angolo 19 da destra calciato da Borrelli, ma l'arbitro interviene fermando il gioco, vanificando ogni velleità fanese di poter raddoppiare. Ci prova, 20° l'Olimpia Agnonese con Pagliuca, uno dei più attivi a bussare alla porta fanese difesa da Ginestra con grande successo. Bella manovra dell'Olimpia con Catalano, 23°, splendida la risposta del numero 1 della formazione di casa. Raddoppio Fano, 25° con Gucci, entusiasma le stelle della tifoseria Granata. Tiro cross di Sivilla da destra, 31°, guadagna un calcio d'angolo. Accorcia al 36° con ricamato l'Olimpia, quinto gol stagionale per il giocatore del team di mister Donatelli. Protesta Pagliuca 40° per un mancato intervento del direttore di gara per un presunto fallo al limite dell'area nei suoi confronti. Con il Fano in doppio vantaggio si avvia il secondo tempo, un secondo tempo sicuramente spettacolare. Fano che riparte sotto l'abile regia di Borrelli e dal secondo da sinistra mette un buon pallone in area che la difesa ospite controlla al meglio, ma un minuto più tardi, terzo capitolo ancora, gol di Favo che porta il Fano sul 3-1. Al decimo Borrelli lancia Sivilla, il portiere ospite rischia lasciando incustodita la porta, spazzando comunque la sfera in tribuna. Gran botta di Lorusso, 15°, palla in rete, è il 4-1. Gucci al 24° da posizione ottimale spedisce la sfera oltre la traversa, occasione bruciata. Occasioni a gogo per il Fano, anche se l'Olimpia non molla. Fano spettacolo, ma l'Olimpia non rinuncia a giocare e merita solo per questo l'applauso. Punizione centrale dei 25 metri, 40° calcia Pagliuca, la difesa di casa si rifugia in calcio d'angolo. Ultimo tentativo dell'Olimpia con ricamato, senza successo, poi dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Scatigna di Taranto dice che può bastare, fischiando la fine con Cucci e compagni che si recano sotto la curva a festeggiare con Ginestra, maestro d'orchestra. La serenità di giudizio del DS fanese Roberto Canestrari. Le considerazioni di mister Marco Alessandrini. È una vittoria importante, abbiamo giocato una grossa partita, meglio di questo non potevamo fare. Loro sono l'Agnone era una buona squadra, però ha fatto poco. Dopo noi siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti, penso meritando, e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Il vostro feeling con i tifosi? Questo è bello perché c'è un feeling molto, molto, molto importante che è nato tra la squadra e i tifosi, quindi siamo felici e continuiamo così. E tu sei uno di quelli che questo, diciamo, canto finale praticamente lo animi? Sì, mi piace, è nato un po' così, è stato bello perché è nato dopo una gara che avevamo sofferto e poi dopo e l'abbiamo portato avanti, no? Insomma, adesso è diventato quasi un inno, come per dire, cioè una cosa bella che facciamo sempre a fine partita, che ci dà la carica insieme ai tifosi, che sono sempre spettacolari verso di noi, vengono da tutte le parti, quindi li ringraziamo anche oggi per il sostegno. Pensavo sinceramente magari di trovare una squadra un pochino più morbida, no? Dall'altra parte, visto il divario del punti in classifica, invece ti dirò che è stata una partita vera. Siamo andati sul 2-0 e lì la partita a quel punto sembrava più facile, poi abbiamo perso una palla in uscita su un'unica occasione che loro hanno avuto, ci hanno fatto gol 2-1 e lì sembrava che le cose si andassero un pochino a complicare, però poi insomma il Fano ha dimostrato magari la sua forza, ne è venuta fuori, insomma direi che ne è venuta fuori alla grande, poi alla fine non c'è stata partita. Dove vuole arrivare questo Fano? Ma viviamo un pochino la giornata, come diciamo sempre dalla prima domenica di campionato, vogliamo vincere la giornata. È chiaro che la classifica è una classifica bellissima, però c'è anche altrettanto, c'è da dire che la Maceratese sta andando veramente molto 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 forte. Marco Alessandrini, tecnico dell'Alma Juventus Fano. Mister, una bella vittoria contro una squadra che ha giocato fino in fondo.
È giusto che sia così, sappiamo che ogni partita è difficile, gli avversari, quelli di oggi, venivano nelle ultime quattro partite da tre vittorie, perciò erano anche psicologicamente carichi, motivati e sapevamo che poteva esserci delle difficoltà, invece la squadra ha affrontato la partita con carattere e determinazione, cercando di giocare anche un buon calcio nonostante le condizioni climatiche e abbiamo vinto, penso anche meritatamente. Un fano con tanta voglia di battersi. Ma questo deve essere lo spirito di ogni domenica. Noi cerchiamo di essere all'altezza soprattutto della nostra tifoseria che ci applaude, ci avvicina, ci incoraggia, perciò insomma non è facile rispondere anche alle loro aspettative. In questo momento ci stiamo riuscendo e perciò siamo anche soddisfatti.